Bella ragazzi. Bella ragazzi, tanto tempo fa avevamo fatto un video dove avevamo costruito un circuitino semplice, semplice, proprio con due cose per scrivere sui metalli. Era un circuitino elettronico, però aveva due difetti. Allora, un difetto era quello che buttava sulla rete elettrica, naturalmente, un'immensità di disturbi, una cosa tremenda, perché il circuito delle scariche elettriche che vanno poi a incidere finiva a chiudersi sulla rete elettrica. E l'altro difetto, che lavorando in alternata buttava, adesso per chi non ha visto quel video, praticamente si tratta di mettere in contatto un conduttore e con una mina di matita scrivere. Le scariche elettriche bucano, corrodono il metallo lasciando queste scritte qua. E dicevo, essendo diciamo nei due sensi, succedeva che si incideva, si corrodeva sia il metallo sia la mina della matita o altro elemento che si potesse usare per scrivere. Invece in questo modo qua noi abbiamo costruito questo circuito un po' più complesso che praticamente dà una scarica positiva al positivo e una piccola negativa quando si inverte per un attimo sempre da quello che è il positivo, mentre prima avevamo due picchi molto intensi, sia negativi che positivi sulla penna. La penna deve stare al negativo, il positivo è quello che si corrode di più. La penna, la matita in questo caso. Usiamo delle mine, normalissime mine, quelle non troppo dure perché contengono poca grafite, conducono poca elettricità, quelle un po' più morbide. E il circuito è così fatto, che è questo, fatto con cose, un misto di materiale antico e recente. Ci siamo divertiti a farlo un po' così. Allora, vabbè, fusibile, interruttore, un ponte radializzatore, qua ci sono i dati da 1 ampere 1000 volt. E poi abbiamo una lampadina da 60 watt in serie sulla continua, non bisogna mai metterla qua perché l'impulso inverso del nucleo, diciamo della bobina del trasformatore di impulsi, poi si riversa sui diodi. Perciò la lampadina la mettiamo qua che si mangia l'impulso negativo. E abbiamo poi un circuito semplicissimo con un SCR, un diodo controllato. Può anche essere un triac. Abbiamo messo la sigla, ma va bene. Cioè, un triac funziona lo stesso perché funziona solo metà. Qua siamo in continua, abbiamo il positivo qua. Abbiamo un circuito timer, diciamo, che è formato da un potenziometro e da una resistenza in serie e un condensatore, poi un diodo DIAC che dà gli impulsi al gate dell'SCR. Quando praticamente si carica questo condensatore, qua è chiuso, grazie all'alimentazione attraverso la lampadina, a un certo punto questo mette in cortocircuito sia qua verso la lampadina, è solo un attimo, e mette soprattutto in cortocircuito il condensatore da sotto il trasformatore, di qua esce una scarica veloce e di alta intensità, di altissima intensità. È per quello che scrive, non si potrebbe scrivere direttamente con una lampadina in serie alla 220, non farebbe quasi niente. Quindi accendiamo il nostro circuito. Il potenziometro serve più che altro a trovare, a mettere in sincronia questo chiamiamolo timer, questa costante di tempo con la frequenza di rete, in questo caso è 100 Hz perché abbiamo due picchi, cioè il picco della 50 Hz negativo viene rivoltato in su grazie al ponte di diodi. Vedete che adesso stiamo andando fuori frequenza, quando la lampadina è bassa così siamo più o meno nella zona buona. Qua andiamo di nuovo fuori, che comunque funziona lo stesso anche in queste condizioni, ma da piccole scariche di diversa intensità. Quindi ci teniamo qua. Allora, proviamo. Prendiamo un altro pezzo di inox. Proveremo su un po' di metalli. Allora, vediamo cosa succede.
Abbiamo fatto un tratto nero, largo, indelebile, va via un po' subito, ma poi resta un fondo fisso. Più si rimane sul, più si va veloci, più resta poco marcato il tratto, più si permane, più il tratto resta marcato. Poi, adesso proviamo un attimo, una curiosità, l'alluminio anodizzato, come questo, è rivestito da un ossido che è piuttosto isolante. Vediamo un po' cosa succede, qua l'ho pulito, per, ho molato per togliere dell'ossido. Vedete come irregolare, in certi punti addirittura non fa niente, scrive solo. Se puliamo, ha solamente sparato qua, qua e qua. Quindi non è conveniente scrivere sull'acciaio, sull'alluminio anodizzato. Però potremmo provare sull'alluminio non anodizzato. Vediamo un attimo. Scrive benissimo. La punta un po' si consuma comunque. Vedete che l'ho girata adesso da questa parte, è molto più potente. Ecco qua. Ora proviamo sul ferro zincato. Giriamo la punta, che qua è più sottile. Lascia un tratto più largo sul ferro zincato. Deve essere il fatto che lo zinco evapora a bassissima temperatura, relativamente bassissima, bassa temperatura sui 900, poco più di 900 gradi. E fa qualcosa, fa un vapore che poi si vede che si ionizza formando una fiamma larga. Proviamo sull'ottone. Anche la punta è che dà a filare. Ecco. Scrive stretto qua. Anche l'ottone contiene un po' di zinco, ma non crea molti problemi. Poi, questo di nuovo ferro zincato l'abbiamo già visto, proviamo ancora sul rame. Qua addirittura è argentato il rame, qua no, vediamo cosa fa. Comunque faremo un altro esperimento prossimamente con questo circuito che abbiamo costruito così alla veloce, tanto da farvi vedere. Chi vuole riprodurlo, chiaramente consigliamo di costruirlo innanzitutto senza gli oggetti antichi, basta un interruttore normalissimo, un portafusibile anche con solo fusibile e una lampadina a 60 watt, quella ci vuole sempre, non assolutamente non lampadine a basso consumo a LED, non servono a niente, non fanno niente, invece ci vuole una normalissima lampadina incandescenza o alogena di una potenza anche non esattamente 60 watt. E guardate, poi se vi serve qualcosa metteremo dei link nella descrizione del video, per quello che troveremo lo mettiamo lì per permettervi di acquistare le cose per costruirlo. Poi vogliamo ringraziare tutti quanti ci hanno donato su Ko-fi e andiamo avanti, proviamo sul rame. Viene benissimo anche sul rame, sull'argento, anche. Proviamo così, vediamo un po' se la fa larga, perché la punta è molto larga, cioè piatta. Si può anche scurire tutta una zona.
Poi un'altra cosa, se volessimo diminuire l'intensità delle scariche, basta prendere un filo di acciaio inox sottile, che ha un'alta resistività, e vediamo un po' cosa succede. La mettiamo in serie, abbiamo delle scariche piccolissime e scrive lo stesso. Quindi la mina della matita durerà anche di più. Possiamo allungarlo, tenere delle scariche ancora più deboli, possiamo accorciarlo. Accorciamo ancora. Accorciamo ancora. E accorciamo ancora. Ecco cosa sta scrivendo tipo prima. Quindi, volendo, si può tendere un filo lungo su una tavoletta di legno a una certa altezza della tavoletta e mettere un morsetto o un qualcosa da poter spostare per regolare, oppure avvolgere il filo su un cilindro e fare un tipo un reostato. A questo punto, allora, innanzitutto lo schema per vederlo. Per poterlo riprodurre, ecco, non abbiamo messo condensatori, diciamo, in parallelo al ponte, elettrolitici o roba simile, perché noi vogliamo la mancanza di tensione a ogni passaggio dallo zero, perché abbiamo la sicurezza che si spegne l'SCR, il diodo controllato in scatto. Se mettessimo un condensatore può anche rimanere accesa la lampadina perché resta in scatto. E niente, a questo punto vi salutiamo. Mettete, se vi è piaciuto il video, mettete like, se guardate nelle playlist del nostro canale, ci sono tantissimi argomenti, trattiamo tantissimi argomenti, penso che se qualcuno guarda e li vede, poi magari si innamora e si iscrive, perché magari c'è qualche argomento che gli interessa. Bella ragazzi! Bella ragazzi!